Allora, carciofi alla giudia, ma non farò i carciofi alla giudia, farò la carciofella alla giudia. Questi, guardate qui, così nessuno potrà dire io questi non li trovo perché a Roma c'erano i romaneschi, i cimaroli, le mammole, invece uso questa. Lo sapete perché uso questa? Allora, A, costa poco, con 3 euro, 4 euro massimo al chilo, pensa quanti carciofi potete prendere, mentre il carciofo romanesco bello costa da 1,10 euro a 1,60 euro, anche 2 euro. Adesso, uno. Adesso, che facciamo? Olio a 140 gradi, ma nemmeno, anche a 120 gradi. Io di questo qua non butto niente, butto soltanto queste foglie più esterne, guardate, queste qui, queste, basta. Poi che faccio? Tolgo questa parte qui che è brutta, che è un po'... ecco qua. È bellissimo sto coltellino, come va? Poi do un po' così, gli do una smorfia, perché sentite quanto sono belli freschi. Questi sono i carciofetti piccoli che stanno nella pianta, che nessuno si rifila, magari se li compra, magari non li raccogliamo. Noi, io e voi ce li compriamo perché sono buoni. Metto qua dentro, incomincio a farli cuocere, perché adesso li sto facendo cuocere, perché a 120 gradi, allora, la tradizione vuole dentro olio extravergine di oliva. Io sinceramente dico la verità, sono sincero, ma non per... uso l'arachidi, però comunque si deve usare l'olio extravergine di oliva. Io ho una forma di economia, diciamo, perché se devo usare l'olio extravergine di oliva devo usare quello buono, non quello da 4 euro. Quindi se devo usare quello buono a me mi costa 10 euro, 12 euro al litro. Allora, quindi vado così e incomincio a mettere dentro, così, guardate, piano piano. Qual è il vantaggio di questa carciofella, cioè di questo carciofo così piccolo? Che si mangia quasi tutto, quindi lo scarto, guardate, è veramente esiguo, guarda, così. Vedete? Io solo queste qua tolgo di foglie. Allora, mi raccomando, un termometro 120 gradi, ecco, non deve mai friggere, ok? Deve cuocere, ok? Questo, metto anche questo. Poi che faccio? Dato che non siamo scemi noi, no? Possiamo fare così. Quindi intanto mettiamo questo qui, lo teniamo dentro, ok? Che lo spingiamo al di sotto dell'olio. Poi, quanto tempo deve passare? Il tempo lo dirà il coltello. Nel senso, quando questo coltello, la punta di questo coltello, guardate qua, faccio capire, guardate, vado qui e è morbido, che va sotto, va dentro molto, diciamo, comodamente, il carciofo è cotto e quindi lo possiamo tirare fuori. Guardate, controllate, vedete? Io vedi? Adesso è cotto, eccolo qua. Quindi li metto qui, eccoli qua. Faccio una cosa importante, quella adesso, che alzo l'olio al massimo proprio. E che faccio? Li tengo così, così li giro, e aspettiamo 2 minuti che l'olio va in temperatura, ma altissima, altissima. Ancora sono ancora caldissimi. Questi sono dei boccioli. Quindi che devo fare? Devo aprirli un pochettino, perché sennò non abbiamo l'effetto fiore. Adesso, olio caldissimo, vedete, così, e vado. Bello, guardate qua, adesso guardate come frigge. Adesso si sta friggendo, lo rendiamo croccante. Ecco qua. Belli, pronti, scrocchiarelli, come piacciono a noi. Scoliamo, mettiamoli girati così, guardate che chips, diciamo, che questi sono croccantissimi. Aspettiamo un attimino, intanto butto gli altri. Voi che cosa fate? Potete fare in questa maniera, come faccio io, che li metto dentro e poi giacchere, li tengo giù a fuoco. Vai, adesso assaggiamo questi. Sale, guardate che carini, piccoli, guardate, sale, quindi olio, sale e carciofella.
Allora, il bello del carciofo giudia qual è? Che si fa mano a mano, una foglia alla volta. Che bontà, che spettacolo, che invenzione. Allora, buono, economico e facciamo sempre una gran bella figura anche con la carciofella, senza un problema di romaneschi, ok? Dovunque, ovunque siete, ok? Mazza e bontà, oh.